comune ha sempre guardato con attenzione alla struttura carceraria femminile, più volte è stato presente. Questo progetto cosa rappresenta per il territorio e per il recupero sociale di queste detenute? Credo che questo progetto rappresenti un grande momento di inclusione sociale attiva. L'amministrazione ha riservato e l'assessorato, per tramite dell'assessorato che rappresento alle politiche sociali, è attenta e sensibile ai processi di qualificazione professionale. Ed ecco, con il progetto Ripartiamo con la pasta, noi poniamo l'attenzione sul concetto di ripartire. A tutti è data la possibilità di ricostruire un proprio percorso dopo un periodo di detenzione, quindi nello specifico per le 6 signore che hanno partecipato a questo progetto nell'ambito del food e quindi dell'alimentazione, attraverso una riqualificazione professionale, attraverso un'acquisizione di competenze e di abilità. Il corso ha suscitato per la seconda volta un grande entusiasmo e un coinvolgimento sia fisico che emotivo da parte delle detenute, perché questa esperienza, oltre all'acquisizione proprio di competenze spendibili poi all'esterno, al momento della dimissione dal carcere, ha permesso l'incontro di operatori interni e esterni e quindi di esperienze di tempo che confluiscono in quell'opera poi di rieducazione e risocializzazione della pena. Un progetto di questo genere non ha senso farlo una tantum solamente per far parlare di sé, sarebbe solamente un atto egoistico. Credo che anche nel silenzio, perché non è detto che ogni anno se ne debba dare per forza risalto, sia una cosa che si possa portare avanti insieme all'istituto penitenziario e alle detenute, perché se mancano loro chiaramente manca il supporto col quale fare questo percorso. Più che altro per loro è un momento, credo, di gioia. È un momento di riallacciare un rapporto con i momenti della vita vera, del quotidiano, e la cucina è uno di questi. Ecco. Per le detenute il vero progetto inizia da domani. Eh beh, sicuramente sì. La cosa carina è che loro aspettano questo momento delle lezioni veramente con tanta gioia, perché per loro è un diversivo, un momento, è uno stacco. Mi dispiace solamente che passeranno tanti mesi fino al prossimo, ma mi auguro che alcune di loro possano tornare alla loro vita normale fuori da queste mura. Questo è il mio augurio. Factory del Gusto è impegnata nell'insegnare la cucina. È stato un progetto piuttosto particolare questo, soprattutto dall'alto significato morale più che pratico. Devo dire con molto piacere che loro hanno appreso molto. Hanno appreso molto le varie tecniche innovative che oggi la cucina richiede. Fra l'altro il cuoco come operatore di salute. E su questo tema abbiamo lavorato e su questo tema intendiamo lavorare anche in futuro. Abbiamo imparato, ci ha fatto vedere tante cose il maestro, ci abbiamo imparato perché sono piatti pugliesi e io veramente sono napoletana e ho imparato a fare anche piatti pugliesi. È un'esperienza che vi ha aiutato anche ad uscire da queste quattro mura e quindi a socializzare. Sì, è stata una bella esperienza, moltissimo.